Buongiorno, abbiamo ospite Buongiorno. Marco Bratellesi, giornalista, esperto di intelligenza artificiale. Grazie per essere qui con noi oggi. Siete voi gli esperti qui oggi. Volevamo chiederle, da esperto appunto, per i nuovi media, l'intelligenza artificiale sarà più un'ispirazione, un collaboratore oppure magari un problema con cui fare i conti? Beh, a essere sinceri, probabilmente sarà tutte e tre le cose. Sicuramente un ispiratore, perché diciamo, quello che stiamo vedendo, che sta succedendo nel mondo dell'informazione, la quantità di dati che ormai quotidianamente produciamo è talmente vasta e ampia che non esiste risorsa umana in grado di monitorare, controllare questo grande flusso. Quindi sicuramente le applicazioni di intelligenza artificiale permettono proprio anche questo, cioè un nuovo modo di fare news gathering, cioè di filtrare le informazioni per cogliere quelle che sono poi notiziabili e quindi rilevanti per il pubblico. Quindi sicuramente sarà fonte di ispirazione perché cambierà il modo di lavorare dei giornali, dei giornalisti, cambierà il lavoro del giornalista inevitabilmente. La seconda parte, la seconda opzione era. Ah, Collaboratore, ispirazione, quindi ispirazione lo problema. sarà senz'altro, un collaboratore certamente, perché ci sono una serie di task altamente ripetitivi nelle redazioni, lavori che devono essere fatti, che nessun giornalista è entusiasta di fare perché proprio c'è un lavoro di alta ripetizione, anche nei giorni, no? Prendiamo per esempio i dati sul Covid, tutti i giorni più o meno vediamo sui giornali che qualcuno cambiano i dati, ma il pezzo, la struttura dell'articolo alla fine è sempre lo stesso. Ecco, affidare all'intelligenza artificiale la scrittura automatizzata di task ripetitivi è sicuramente un grande aiuto per il giornalista, come lo è, per esempio, il fatto che l'intelligenza artificiale possa scremare dai dati, dalle informazioni, quelle più rilevanti e fornire dei draft, delle bozze ai giornalisti che poi, ovviamente, lavorando, diciamo, old style con la telefonata, l'intervista, l'approfondimento, possono tirare fuori degli articoli risparmiando tempo e andando molto più velocemente. Poi ci sono una infinità di aiuti che l'intelligenza artificiale può dare al giornalista, basta pensare allo speech to text. Un giornalista normalmente fa un'intervista importante, registra per un'ora, come stiamo facendo noi adesso, domande e risposte, poi dice deve scrivere un articolo. Tradizionalmente si mette lì, riascolta l'intervista, Sbobina. sbobina, trascrive. Oggi l'intelligenza artificiale pigia un tasto e hai il testo trascritto in tempo reale, in un secondo. Questo ovviamente abbatte, rispetto a un'intervista di 2 ore, di un'ora almeno 2 ore, 2 ore e mezzo di lavoro del giornalista, quindi rende molto più fluido il workflow e permette al giornalista di concentrarsi e dedicarsi laddove l'expertise umana non è sostituibile dall'intelligenza artificiale. Quindi in un mondo come quello dell'editoria, in crisi di modello di business ormai da più di 10 anni, che per far fronte a questa crisi ha dovuto operare tagli, con redazioni sempre più decimate, con giornalisti sempre più stressati da un lavoro day Polveroso. by day che occupa, avere la possibilità di ricreare un workflow dove le macchine sono al servizio del giornalista e lo aiutano a migliorare il lavoro è fondamentale. La terza mi sembra sia un problema, lo è come non dovrebbe esserlo, ma lo è proprio per questa impostazione anche un po' tipicamente italiana, dove le innovazioni sono sempre recepite con diffidenza, con imbarazzo, con difficoltà. Direi che c'è poca preparazione nella prima linea, cioè nel livello manageriale delle aziende editoriali, in alcuni casi anche a livello editoriale. E si dura fatica a capire l'innovazione, si dura fatica a capire che il modo giusto di approcciare ciò che le tecnologie oggi ci offrono per migliorare è quello di vedere i problemi che abbiamo
e di capire se quella tecnologia ci può aiutare a risolvere quel problema in una maniera che sia sostenibile. Sicuramente un settore industriale come l'editoria, soprattutto quella di formazione, che oggi è in grave crisi economica e che ha bisogno di ritrovare un modello di business sostenibile, cominciare a vedere, a sperimentare questi strumenti, intelligenza artificiale, machine learning e così via, rappresenta forse l'unica possibilità di ritrovare un modello sostenibile per il giornalismo dei prossimi anni. Certo, e a questo proposito lei oggi ha avuto modo di vedere il nostro Asimov che abbiamo creato proprio con l'intento di aiutare in tutte queste task più ripetitive una redazione giornalistica nella speranza magari di lasciare appunto più tempo, più spazio al lato creativo. È molto apprezzabile anche da un punto di vista strategico nella presentazione di un prodotto. Proprio perché conosco il mondo del giornalismo e le diffidenze e le paure, anche lecite, che in un settore dove appunto ci sono stati tanti licenziamenti, prepensionamenti a causa della crisi, eccetera, è anche da un punto di vista strategico molto intelligente far capire che non si tratta di sostituire il giornalista con una macchina o con degli algoritmi. Si tratta di coadiuvare il giornalista perché torni a fare quello che è veramente il giornalismo, mentre in questi anni, complici questi tagli e queste riduzioni, il giornalista fa il giornalista e l'assistente del giornalista, fa tutta una serie di mansioni che un tempo nel giornale erano affidate ai poligrafici, agli imafoni, cioè a tutte figure professionali che il cui compito era proprio quello di alleggerire il lavoro del giornalista in modo che lui potesse dedicarsi proprio alla parte, diciamo, più creativa e di informazione, quella di approfondimento, eccetera, di qualità del prodotto finale. Tutte queste figure intermedie, causa appunto crisi, eccetera, il modello di business, sono via via scomparse o ampiamente ridotte nei giornali, quindi il giornalista si è trovato a dover fare appunto anche quello che un tempo il limafono avrebbe sbobinato l'intervista, oggi il giornalista se la deve fare da solo. E siccome abbiamo le tecnologie che lo fanno in automatico, in un secondo rispetto alle due ore che può impiegare un giornalista a sbobinare un'intervista, è ovvio che fossi io un editore o l'amministratore delegato di un'azienda editoriale, mi precipiterei a studiare, sperimentare queste soluzioni. Quindi anche come salto tecnologico, diciamo come innovazioni, insomma, possiamo considerarle come un piccolo passo o un passo magari più importante, tutte queste nuove strumenti? Ma io credo che siamo più o meno, forse anche esattamente a 20-30 anni fa, cioè quello che oggi stiamo vedendo è quello che è successo negli anni 90 con la cosiddetta rivoluzione digitale. Anche allora c'è stata una resistenza all'inizio da parte dei giornalisti e degli editori, addirittura si diceva che sarebbe questa, diciamo, rivoluzione digitale sarebbe passata velocemente come una moda e che il giornalismo sarebbe rimasto codificato, granitico nelle sue forme tradizionali. Abbiamo per fortuna capito in tempo che non sarebbe andata così, ma che era un processo irreversibile. Io credo che oggi l'intelligenza artificiale applicata ai vari campi, ma fra i tanti anche all'informazione, al giornalismo, sia un processo irriversibile, che il giornalismo debba fare questo sforzo di capire che oggi, se vuoi andare alla fonte, all'origine delle informazioni, come un tempo intervistavi le persone, devi essere in grado di conoscere gli algoritmi, di gestire gli algoritmi e soprattutto di interrogare i dati. I dati sono, come abbiamo detto, talmente, noi ormai produrremo nei prossimi 3 anni più dati di quanti non ne abbiamo prodotti negli ultimi 30. È ovvio che questa mole di informazioni, di dati, non è gestibile da risorse umane, da persone, ma c'è bisogno dell'aiuto delle macchine, dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi. Ecco perché credo che siamo esattamente a
come dire, a una nuova era storica del giornalismo come lo eravamo 20-30 anni fa con la trasformazione digitale. Oggi è la trasformazione dell'intelligenza artificiale, il machine learning, degli algoritmi. Perfetto. Quindi in conclusione, se potesse farsi un augurio per l'intelligenza artificiale, che cosa, se potesse esprimere un desiderio, se ne ha uno? Il desiderio è che l'Italia, che il nostro paese si metta a correre su questo campo e su questo settore, perché già abbiamo accumulato un ritardo significativo rispetto alle testate internazionali, dall'Associated Press, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, BBC. Cioè, noi stiamo in Italia, la RAI discute ancora di fare un programma, un canale con un palinsesto in inglese, la BBC ha già, mi sembra dal 2014-2016, ora non ricordo esattamente, ha creato con il suo laboratorio interno di ricerca e sviluppo alto questo software che consente di creare media sintetici, cioè se tu hai un giornalista che legge come effettivamente da loro accade le news in inglese, il software automaticamente porta dallo speech al testo, quindi traduce in testo le notizie, le traduce in inglese, in cinese, mi pare, arabo e spagnolo, riproduce con la voce, quindi come il deepfake del giornalista, lo speech nelle varie lingue, e quindi questo giornalista che sa solo l'inglese appare raccontare le news del mondo in cinese, arabo, spagnolo, indiano e spagnolo. Quindi dobbiamo capire che se non c'è visione rischiamo di investire in un settore che già soffre di una crisi strutturale e congiunturale, economica, rischiamo di investire su progetti che di fatto sono già superati, perché le tecnologie ti consentono di fare le stesse cose con costi infinitamente più piccoli e con risultati ottimi. Bene, ok. Grazie molto a Marco Bradellesi per il suo intervento. Grazie.